Ok, allora, volevo parlarvi questa mattina del discorso legato un po' a questo 4-4-2 del Milan, che molti hanno, come si può dire, magnificato, e io da tecnico cerco anche di guardare sempre le cose negative. Questa è una squadra che secondo me è eccessivamente sbilanciata, con due esterni bassi che sono praticamente due attaccanti, e il resto della squadra che propende molto alla fase offensiva, cosa che a me piace, però di dietro ricordiamoci che abbiamo Romagnoli e Chea, non abbiamo Thiago Silva e Nesta. E davanti alla difesa comunque ci è venuto a mancare un Frangiflutti come Bakayoko. Cosa fare adesso? Almeno non sono io che devo dare consigli, perché ripeto, io sono soltanto un ex allenatore di settore giovanile che adesso allena una squadra femminile. Però nel mio 4-4-2, diciamo, chiamiamolo scolastico, io alzerei Hernandez sulla linea dei centrocampisti, in modo che diventa veramente un 4-4-2 e non c'è bisogno che il quarto di centrocampo di sinistra debba per forza entrare nel campo per lasciare spazio all'esterno basso che sale, che era appunto Hernandez. E Hernandez parte già da lì, come in un Serginho famoso di un Milan-Inter 6-0, tanto per dire, e di dietro venga protetto. Chiaro che adesso la protezione viene a mancare, perché sembrerebbe che sia sulla via di partenza il buon Rodriguez. Però leggevo che era stato offerto Juan Jesus. Ora, Juan Jesus, tirato fuori dalla parte centrale del campo, dove tante volte il buon Gianluca diceva che faceva danni, sulla sinistra, essendo mancino, magari rimanendo fermo in quella posizione, ci dà modo di sfruttare al 100% sia Rodriguez, sia Hernandez, che eventualmente Conti dall'altra parte, che quando si porta sulla linea di fondo viene protetto. Quindi questa è la mia idea. Poi il resto guardatelo voi.